mi fa onore che Francesco corra con i nostri colori ormai da passa veloce e quindi indirettamente anche la formazione ci sia campione paralimpica attraverso quello che ha fatto lui. Un grande grazie, poi un grande grazie a Silvana perché è stata lei la tessitrice di queste avventure. Noi volevamo anche dargli un simbolo, siamo prontissimi. Un simbolo di appartenenza che potrei sfoderare nel documento migliore. Tenevo molto a ringraziare la Fondazione IC e la Civitas Vitae perché insomma mi hanno accolto 3 anni fa, nel 2018, e in un periodo insomma che non era molto facile. E i primi anni che abbiamo attraversato ho vinto la mia ultima medaglia ai campionati europei nel 2018, poi sono stati dei periodi molto difficili, però Silvana in particolare mi è sempre stata molto vicino e anche spingendomi in alcuni momenti un po' bui, però sicuramente devo tantissimo a questa società, alla fondazione, perché mi ha sempre supportato, mi ha sempre messo a disposizione il meglio che potessi avere. Cioè, anche grazie alla Padova Nuoto, insomma, che mi ha messo a disposizione Moreno Daga, che penso sia la migliore persona in questo momento della mia vita che mi possa allenare, quindi sono molto, molto grato anche a lui e a tutta la Padova Nuoto. E niente, mi fa molto piacere essere qui con voi per festeggiare queste medaglie, perché appunto nonostante a Tokyo fossimo da soli, abbiamo sentito un grande sostegno, un grande tifo dall'Italia, ed è quello che ci ha spinto a raggiungere i grandi traguardi che abbiamo ottenuto. Grazie. Insomma, l'obiettivo con cui ero partito per andare a Tokyo era raggiungere il podio in entrambe le gare, e averlo raggiunto è stato sicuramente una grande cosa. Che mi ricordo di più è stato dopo la mia prima medaglia, l'abbraccio con una allenatrice dello staff della nazionale che era con me in Scozia 2 anni fa, quando avevo fatto l'ultima classificazione, appunto, che mi avevano cambiato di classe, e che ho vissuto con lei quel momento così basso della mia carriera, in cui avevo anche pensato concretamente di smettere di nuotare, e poi insomma vivere insieme a lei questo momento di gioia è stato sicuramente molto, molto emozionante. E poi quello che mi porto da questa esperienza è stata la grande condivisione con tutta la squadra del nuoto, in particolare perché siamo stati insieme 25 giorni, di cui 10-11 in completo isolamento in una bolla, e quindi siamo diventati in quei giorni una vera e propria famiglia, ed è una cosa non scontata con persone che si ritrovano insieme non scegliendosi, e questo è stato un po' anche il segreto del successo che poi abbiamo avuto a Tokyo, perché 39 delle 69 medaglie sono arrivate dal nuoto e 11 delle 14 medaglie d'oro sono del nuoto. E quindi questa è un'altra cosa che mi porto a casa da Tokyo, in situazioni non facili da vivere, perché vivere in completo isolamento senza nessun tifoso lì, vivere sempre con le stesse persone in camera, in casa, a mangiare, non è semplice. E quindi sono nate, c'erano già, ma si sono rafforzate delle vere e proprie amicizie.